Un grande bentornati. Come al solito è mio dovere e mi sento in dovere di salutarvi tutti quanti. Oggi siamo di nuovo qui nel canale. Certo, direte voi, mi state vedendo, altrimenti non potrebbe essere così. Argomento che andremo a trattare, come avete visto già in alcuni dei miei ultimi video, è sempre il monopattino elettrico. Ma nello specifico che cosa? Bene, andremo a vederlo fra poco. E quindi prima vai con la sigla. L'argomento di oggi è un argomento molto semplice, ovvero come personalizzare il nostro monopattino. Nello specifico io ho personalizzato il mio e quindi Blade 10 o Escort, come lo si voglia chiamare, a secondo del paese dove questo viene venduto. E la personalizzazione è una personalizzazione molto semplice che ho fatto nelle ore centrali del giorno, quando fuori è caldo e in casa non sapendo cosa fare, mi sono messo con un semplice Uniposca a fare questa piccola personalizzazione. Le scanalature della ruota anteriore e posteriore colorate con il semplice Uniposca di colore rosso. L'avevo fatto così e poi avevo postato la foto su un gruppo appunto Facebook dedicato a questi piccoli mezzi di trasporto. E questa foto aveva suscitato molto interesse. Non pensavo che una cosa così semplice potesse attirare questa così tanta, insomma, attenzione. A dire il vero, l'avevo già visto questo tipo di personalizzazione da altri e l'ho voluta riportare e far conoscere ancora più nello specifico. La cosa che ha suscitato interesse, oltre alla colorazione, è capire che effetto fa questa durante il rotolamento della ruota stessa, quindi mentre il monopattino è in funzione. Bene, andremo quindi a vederlo nei video che fra poco partiranno e quindi io vi saluto qui. Vi lascio alle immagini, non mi resta che salutarvi ancora. Se tutto vi è piaciuto, vi incito a lasciarmi un like e magari, perché no, iscrivetevi al canale. Ripeto che questa personalizzazione può essere fatta su tutti i tipi di monopattini, andando semplicemente a colorare le scavature, le incavi che sono sul disegno della vostra gomma. Di tanto in tanto, logicamente, andranno ripassate, perché è sempre vernice su gomma che, rotolando a terra, può trovare sassolini e quant'altro e quindi tenderà con il tempo ad andare via, ma basterà semplicemente ripassarla quando più ritenete opportuno. L'effetto sarà quello, appunto, vedete fra poco. Quindi godetevi le immagini e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti e grazie.